di tutto vorrei chiedervi come siete venuti a conoscenza dell'incontro di oggi. Non so, ciao. Noi non vi conoscevamo, l'abbiamo scoperto dalla mailing list dell'Isola Crimea. Cioè, mi sembra che c'è. Sì, da lì. Comunque tramite internet, tramite la mailing list di questo tipo. Io sono una cara amica di Bill, ho avuto la notizia da lui. Oh, ok, va bene. Poi voi, suppongo, vabbè, voi non li... Però non conosco la vostra... Anche noi non bene. E più che organizzazione siamo un gruppo di studenti che, vabbè, appunto, ha deciso di riunirsi sotto il nome di Studenti Senza Frontiere proprio in seguito alle esperienze dell'anno scorso, perché gran parte di noi hanno fatto volontariato o alla Messi Sant'Eusebio oppure proprio lì in stazione o anche a Ebbio. E l'obiettivo del nostro gruppo appunto è quello di sensibilizzare gli studenti in merito al tema dei flussi migratori, analizzando poi anche questo fenomeno e diciamo sviluppando anche il nostro pensiero politico. E oltre a questo però noi organizziamo anche progetti concreti per i migranti, come ad esempio la scuola di tedesco che partirà a breve alla chiesa di San Giacomo, nell'oratorio di Sant'Orsola, dove appunto fanno già la scuola di italiano per i ragazzi del campo. E questo è il nostro quarto incontro e poi al massimo dopo, se volete, vi passerò anche la locandina con il resto delle date del ciclo di battiti. E oggi parleremo appunto del tema dell'accoglienza e abbiamo appunto come relatori Michele Luppi e Villo Cante. E non so se volete presentarvi due. Innanzitutto mi chiamo Villo e sono in Milano. Sono qua circa 3 anni, sì, anche meno, vabbè. Per ora non faccio niente, sono qua, sono... più o meno tutti noi sappiamo com'è lo svolgimento degli immigrati qua. Intanto la maggior parte sono qua in giro. Io l'anno scorso nella struttura dove vivevo mi sono stato mandato fuori. Motivo non so perché non c'erano le prove motivazione, perciò mi hanno stato mandato via. E da lì ho tanti amici lì, tre messaggi, una chiamata mi è arrivata. Ognuno mi dice, allora, non devi preoccuparti perché casa mia è casa tua. L'altro mi fa, vieni a casa mia, perché appunto vivevo anche nella struttura, avevo un mio amico mi aveva dato le chiavi di casa sua. Quindi è lì e non mi sono preoccupato tanto, sono andato a casa di un mio amico e per ora vivo lì e mi sento proprio a casa mia, oltre che lo chiamo anche mio zio, perché potrei anche chiamarlo mio papà, perché ciò che fa per me, devo dire, anche mio papà non l'ha mai fatto, quindi è tutto qua. Grazie. Io sono Michele Luppi, faccio il giornalista, lavoro al settimanale della Diocesi di Como e mi occupo, tra le altre cose, anche un po' delle questioni migratorie, di quanto sta succedendo a Como. Con alcuni amici più di un anno fa abbiamo aperto una pagina Facebook che si chiama Welcome Osservatorio Migranti e in cui abbiamo seguito un po' tutta quella che è stata la... ancora prima insomma di quella che era stata l'emergenza in stazione, insomma avevamo iniziato un po' a seguire tutto ciò che già ruotava attorno un po' alla stazione di San Giovanni e quindi insomma sto continuando a seguire un po' le questioni per lavoro e sono qua un po' a raccontarvi quello che so, insomma, quello che
a parte che molti di voi ne sanno probabilmente più di me, avendo vissuto la realtà proprio dal di dentro. Però insomma. Reverend ci ha abbandonato.